Stai pensando di adottare un gatto? In questo video di Animalpedia spieghiamo come farlo rispondendo alle domande più frequenti sull'adozione di un gatto. Cosa serve per adottare un gatto? La prima cosa da tenere a mente è che devi essere consapevole che un gatto è un membro in più della tua famiglia, che è un essere vivente, che ha bisogno di attenzione e cure e che devi essere disposto a dargli tutto il tuo amore fino al giorno in cui non ci sarà più. I requisiti che devi soddisfare sono i seguenti: essere maggiorenne, confermare la tua identità col tuo documento, vivere in un luogo stabile dove puoi soddisfare tutte le sue esigenze, fornire una prova dell'indirizzo attraverso un documento che giustifichi che è di tua proprietà o che è in affitto e stipulare un contratto di adozione. Questo contratto è un documento in cui la persona che adotta un gatto si impegna a prendersene cura e mantenerlo nelle migliori condizioni, a non abbandonarlo, a non utilizzarlo per la riproduzione, a sterilizzarlo se non lo è e ad avvisare l'organizzazione di qualsiasi perdita o morte. Altri requisiti sono andare a prenderlo con un trasportino, identificazione del microchip del gatto se non è mai stato identificato e prendersi cura di tutti i trattamenti preventivi per tutta la sua vita. Dove e come posso adottare un gatto? Puoi adottare un gatto in vari modi e in luoghi diversi. Potresti conoscere un amico o un conoscente la cui gatta ha partorito da poco e vuole dare i suoi cuccioli in adozione. Puoi anche trovarli a volte nei centri veterinari o nei negozi di animali. In altri casi, in annunci internet o post condivisi sui social. Questi tipi di adozioni sono solitamente gratuite, purché private, ma bisogna assumersi anche le responsabilità legali e sanitarie che l'adozione di un gatto porta con sé. Si può scegliere invece di rivolgersi a enti senza scopo di lucro, come rifugi o protettrici di animali. Ogni entità presenta un protocollo d'azione, ma generalmente ti faranno una serie di domande o un questionario per conoscerti meglio e determinare se sei un buon candidato per adottare un gatto. Potrebbero chiamarti per una visita a casa tua per verificare che le condizioni in cui vivrà il gatto sono adeguate alla sua qualità di vita e al benessere e ti faranno firmare un contratto di adozione. Infine si procederà al pagamento e alla consegna dell'animale e ti diranno che sarai in contatto con loro per monitorare il processo di adozione e come il gatto si adatta alla sua nuova casa. Se ti piace Animalpedia, ricorda che con un super grazie puoi aiutarci a continuare a creare contenuti come questo. Qual è l'età migliore per adottare un gatto? I gatti possono essere adottati a qualsiasi età, ma è importante dire che se sono cuccioli rimangano con la madre e i fratelli per almeno 8 settimane per completare lo svezzamento e la loro socializzazione. Da quest'età l'adozione può essere effettuata in condizioni migliori. Vi raccontiamo di più sull'arrivo di un gatto nel video della scheda. Adottare un gatto adulto che ha vissuto in canili o rifugi può essere gratificante, perché tende ad avere carenze emotive ed è estremamente grato e affettuoso nei confronti dei suoi adottanti, anche se ci sono sempre delle eccezioni e ci sono gatti con traumi passati o brutte esperienze che possono offuscare la loro interazione e socialità. L'adozione di un gatto adulto è generalmente più economica perché è già sterilizzato e di solito ha già effettuato le prime vaccinazioni. Adottare invece un gattino ha il vantaggio che sta ancora imparando giorno per giorno, è più attivo, irrequieto e giocherellone e puoi abituarlo più facilmente alla tua routine e ai metodi di igiene e cura come tagliargli le unghie, lavarlo e educarlo a non farlo graffiare dove non dovrebbe, il quale comportamento di solito è più complicato nei gatti anziani. Qui vi lasciamo un video in cui vi diamo dei buoni motivi per adottare un gatto. Quanto costa adottare un gatto? Il prezzo approssimativo dell'adozione di un gatto è compreso tra i 50 e i 120 euro, a seconda dell'organizzazione in cui lo adottiamo, dell'età del gatto e cosa include l'adozione. In alcuni casi la sterilizzazione viene già coperta da parte dei veterinari dell'ente e anche la prima vaccinazione.
anche se il microchip e la sverminazione interna ed esterna sono generalmente inclusi già nel prezzo. Se alla fine adotterai un gatto, non perderti la playlist che ti lasciamo qui sulla cura del gatto. Dicci, hai intenzione di adottare un gatto? Alla prossima volta, esperti!